dell'ormai tradizionale appuntamento settimanale con 5 minuti con. Dopo aver parlato della prima squadra, questa settimana spazio al settore giovanile e parleremo appunto del vivaio del Moglie Malesina col responsabile Matteo Rossi. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Dunque, una lunga carriera, comunque una carriera nei palcoscenici anche professionistici da calciatore e poi l'arrivo al Moglie Malesina nel ruolo di responsabile del settore giovanile. Su cosa si basa il tuo lavoro e in particolare quali sono gli aspetti che cerchi di curare quotidianamente? Il lavoro in cui mi baso è principalmente su quello di dare un'idea al movimento del settore giovanile, quindi comprende dai piccolini fino alla juniores. L'idea è quella unica, cioè nel senso dove da piccolo a grande applico le stesse identiche regole. E si basa principalmente sull'educazione, che è la cosa principale, perché penso che senza un'educazione, senza una disciplina non si possa andare avanti, ma non solo calcisticamente ma anche comunque nella vita. Quindi cerchi di mettere delle regole che loro possono usare anche fuori dal campo, dal rettangolo di gioco, diciamo. Il lavoro quotidiano in cui comunque prendo parte è principalmente sullo svolgimento degli allenatori, cioè all'inizio dell'anno li devo scegliere in base alle caratteristiche comunque e metterli nei propri gruppi in base alle caratteristiche che hanno e in base comunque a quello che mi serve in quella determinata annata. Poi principalmente mi occupo quotidianamente di stargli vicino, di aiutarli, di renderli partecipe a ogni tipo di situazione e durante gli allenamenti stargli accanto per cercare che tutto vada nel verso giusto. Perché poi loro ovviamente devono un po' anche riflettere, rispecchiare quelle che sono le tue idee. Sì, sì, principalmente, lo dice principalmente la parola responsabile, quindi sono io che comunque coordino tutto e quindi di conseguenza deve andare tutto per come io penso che è giusto che vada e quindi di conseguenza sono bravi allenatori e tutte le persone che mi ruota attorno sono tutte brava gente, quindi di conseguenza per adesso tutto sta andando per il verso giusto. Dicevamo, una carriera che tu inizi da calciatore, ovviamente come tutti hai iniziato a giocare a calcio da piccolino, no? Insomma avrai avuto 5-6 anni più o meno e poi la carriera si è interrotta da calciatore ed è passata dall'altra parte, sulla panchina. In che modo è avvenuto questo passaggio? Allora, principalmente quando giocavo allenavo anche, ho iniziato a 22-23 anni, anche quando giocavo a Jesi comunque allenavo, quindi sono più o meno una decina d'anni che alleno. Poi a 29 anni è capitata l'opportunità del presidente Roberto Cosanzini che mi ha chiamato e mi ha voluto sia come giocatore che come responsabile, ho accettato perché comunque era una bella esperienza. Sarebbe stata una bella esperienza e da lì ho intrapreso poi il tutto, sia come responsabile che oltre a fare responsabile alleno anche comunque le squadre interne. Quindi diciamo in maniera piuttosto naturale, non hai sentito questo passaggio dal campo sportivo poi alla panchina? No, perché comunque anche quando giocavo allenavo e di conseguenza poi quando ho smesso presto perché a 29 anni smette non è mai facile, però comunque non ho sentito lo stacco perché comunque lo facevo contemporaneamente le due cose. Hai vissuto anche i palcoscenici importanti del calcio professionistico, comunque diciamo che l'hai toccato con mano. Hai smesso poi a 29 anni, perché e questo ti ha poi lasciato qualche rimpianto? Ho smesso per una questione fisica, nel senso ho avuto un infortunio importante da ragazzo e me lo sono dovuto portare dietro, comunque ho vissuto quando giocavo. E a 29 il fisico non è più quello di 20 anni, quindi di conseguenza ho dovuto abbandonare. Cosa consigli ai bambini con cui sei a contatto quotidianamente laddove ti dicessero, comunque esprimessero il desiderio di diventare dei calciatori da grande? Direi di continuare a credere in quello che si fa, ma non è poi la cosa principale diventare calciatori, lo scopo principale è quello di responsabilizzarsi perché non ruota tutto intorno
lo scopo è diventare calciatore, fare settore giovanile o comunque venire a fare calcio. Lo scopo principale, come ho già detto, è quello di imparare un'educazione, un rispetto che poi tutto questo possa portare a diventare un calciatore, perché auguro a tutti di diventare calciatori, ma poi non penso che sia la cosa principale. Talking to me.